Meglio. Buonasera a tutti, eccoci qui di nuovo live sulla pagina Facebook di Contorni di Noir e saluto immediatamente Mirko Zilei, grazie di essere qui con noi stasera. Ciao Mirko. Ciao Cecilia, grazie a Contorni di Noir, grazie per il bel invito, sono molto felice. È veramente un piacere e con noi ci faranno compagnia questa sera Antonia Del Sambro. Ciao Antonia. Ciao, buonasera a tutti. Ciao E Antonio. Brunella Caputo. Ciao Ciao Brunella. a tutti, ciao Mirko, ciao Cecilia, ciao Antonio. Allora, Mirko, inizio subito con raccontare un po' la tua biografia. Tu hai insegnato lingua e letteratura italiana al Trinity College di Dublino, collabori con il Corriere della Sera, sei stato editor di Minimum Fax, hai tradotto due romanzi che io ho amato tantissimo, Il Cardellino di Donna Tartt e Mystic River di Denis Lane, due romanzi pazzeschi. Hai pubblicato nel 2016 il primo romanzo dedicato al personaggio di Enrico Mancini, seguito da La forma del buio e Così crudele è la fine, tutti pubblicati da Longanesi. Questa sera siamo qui per parlare di un romanzo tostissimo, L'uomo del bosco, sempre pubblicato da Longanesi, un romanzo che racchiuderei con una frase: un viaggio al centro della terra, ma anche alla ricerca del nucleo della mente. E intanto invito tutti quelli che ci stanno seguendo comunque a postare delle domande che io ovviamente farò da scocciatrice, interromperò le nostre due conduttrici di questa sera e cominciamo con il prologo che reciterà Brunella Caputo, il prologo Ah, del romanzo. grande Brunella, Vai che Brunella, voce. sentiamola. I cinque arrivarono con la prima luce del giorno. Si tenevano per mano, formando una piccola catena umana. Gli occhi, umidi di lacrime e nebbia. Aveva nevicato tutta la notte e faceva ancora buio quando erano scivolati fuori casa. Lo avevano cercato per ore nel bosco, tra i rovi di more, nell'acquitrino a est, tra le baracche straripanti di corvi e di gabbiani. Avevano controllato nel rifugio sulle sponde del canale e tra le acque. Avevano strillato il suo nome senza ottenere risposta. Poi erano usciti dalla boscaglia, sotto il manto di un cielo cobalto. Sul terreno innevato, una grata copriva il pozzo di aerazione dell'impianto. Il buco si spalancava sul cuore palpitante della terra, da cui emergeva una coltre di fumi e di vapori, simile a un sospiro spettrale. Non dovevano spingersi fin lì, ma non c'era rimasto altro luogo. Sere come le parche, tre ciminiere d'acciaio li scrutavano, sfidando i cirri più bassi. Sopra la boscaglia un nugolo di storni gridò e un sussurro s'arrampicò dal centro dell'inferno, oltrepassò la griglia e dissolse la nuvola. In quell'istante, tenendosi per mano come una sola creatura, i bambini chinarono lo sguardo sopra la vertigine del pozzo e la riconobbero. In mezzo a quella specie di graticola c'era una scarpa gialla. Si scambiarono occhiate vuote di speranza e si spostarono piano lungo il bordo. Qualcuno notò che aveva un laccio strappato. Un altro, il più grande di loro, indicò una chiazza di ghiaccio sulla grata. Era sporca di sangue. Solo 2 notti prima, tutti e sei avevano trascorso la sera a raccontarsi storie, mangiare patatine e cantare a squarciagola nel relitto di una Renault Espace abbandonata sull'argine del canale. Finché, per puro caso o per destino, il fanale della macchina si era acceso, penetrando nel fitto del bosco. Per un istante il fascio di luce aveva frugato tra le fronde, in quel balenio di stanti. Aveva inchiodato persino il tempo. Nessuno aveva fatto un fiato. Uno aveva visto qualcosa. Alla fine se n'erano accorti tutti. E qualcosa si era accorta di loro. Che emozione!
Bravissima, bravissima. Guarda, sono un fan di Brunella, ma non lo dico per piaggeria come farebbe qualunque autore noir di fronte a una lettura del genere. Da sempre, quando ci siamo conosciuti, ricordo ancora perfettamente i brividi nell'ascoltare dalla sua voce quello che avevo scritto, È così che si uccide, era il mio primo romanzo, una parte particolarmente dolorosa. E ricordo la sensazione di averla sentita per la prima volta, cioè come se non l'avessi mai scritta. E questo è un dono. Io sono legato alle voci, come avete capito leggendo il mio romanzo, e da sempre. Per cui grazie Brunella, perché grazie. È un regalo molto bello. Grazie. Grazie a te. Io sono una tua fan da sempre, come lettrice, quindi prima ti ho conosciuto, come ha detto Cecilia, come traduttore e poi dopo come autore, quindi che dire. Mi riveli delle cose molto belle, perché quando tu leggi ad alta voce con l'intonazione che hai, con quel passo, con quelle pause giuste, perfette, che sono le pause che io ho messo dentro al testo, sono pause fatte di non solamente tra una parola e l'altra, ma all'interno delle stesse parole, no? Sono tutti suoni calcolati, e quindi avere una tua lettura, ecco, secondo me dovremmo poi estrapolarla e utilizzarla come claim, perché è fantastico. Grazie di cuore. Antonia, non essere gelosa, No, io sottoscrivo tutte le parole che hai detto su Brunella, perché anch'io sono rimasta assolutamente incantata. Bellissima. Sì, proprio brava. È il mio lavoro, niente di... E lo fai bene, Senti, faccio solo appunto la prima domanda di introduzione, poi ci penseranno Antonia e Brunella a metterti sotto torchio. Semplicemente ti chiedo, appunto, come nasce questo romanzo L'Uomo del Bosco? Da quale tua esigenza hai voluto creare questo libro? Mamma mia, che domanda, Cecilia. Una domanda complessa quasi quanto il mio romanzo. Credo che questo sia il romanzo più ambizioso, complesso e in qualche modo difficile da immaginare, e come si vede è stato immaginato e scritto in una fase molto lunga, perché è fatto di parti che si innestano. Io lo chiamo un po' il mio mostro di Frankenstein, perché è un romanzo in cui si vedono molto le cicatrici del testo, cioè i passaggi dalla prima, la seconda, la terza, la quarta parte sono molto esposti, e si vede che sono quattro voci diverse. Cioè io volevo un romanzo che non fosse corale, ma che fossero quattro voci che si incrociavano fondamentalmente, no? Non solo di personaggi che parlano, ma proprio di storie. Cioè volevo raccontare la storia del nostro pianeta e di tutte le bugie che ci raccontiamo sul fatto che sappiamo cosa abbiamo sotto i piedi, no? Perché abbiamo bisogno di essere come quei soldatini che hanno la loro base piccina che li regge in piedi, no? Soldati giocattoli, i pupazzi, e quindi siamo convinti che i 2 metri quadri che abbiamo sotto i piedi siano solidi e su quelli ci si possano costruire vite e destini. Non è così, e questa cosa è scritta nella terra, è scritta nella geologia, è scritta nella psicologia, nella psicanalisi, nel fatto che non sappiamo veramente tanto di noi stessi, non abbiamo il coraggio di andarci a cercare, e che quando lo facciamo rimaniamo insomma spesso scottati, come si farebbe scendendo al centro del nostro pianeta se sapessimo che cosa c'è. Insomma, c'è sicuramente lava, sicuramente metalli fusi, ma nessun geologo ci è mai andato. Quindi volevo costruire un thriller che avesse questa grande domanda, no, al fondo di tutto, cioè che cos'è il mistero e perché ogni singolo mistero, cioè ognuno di quelli che ci portiamo dentro, noi quattro che stiamo qua e tutti quelli che ci ascoltano, perché insomma questo piccolo mistero, no, consuona e corrisponde sempre e comunque al mistero del nostro pianeta e in qualche modo al mistero di tutto l'universo, no? Ma in maniera sia scientifica che letteraria. Questo è un romanzo che mette insieme, prova a mettere insieme la scienza e la letteratura, dicendo guardate che sono due cose molto simili e che hanno tutte e due lo stesso punto interrogativo di partenza, e entrambe si muovono verso il mistero, no? Una gettandoci un po' di luce e cercando dei linguaggi che lo raccontino, che è la scienza, e l'altra invece rivelandola, cioè mettendo il suo velo sopra, coprendola ulteriormente, e però, no, rendendola più significativa, altamente
altamente, che ti posso dire, performante, no? Come un'epifania, ecco. Senti, intanto appunto poi ti lascio la prima domanda ad Antonia, ti riporto i saluti, vedo Luciana Fredella, Deborah Alice Riccelli, ho visto Romano De Marco, ho visto, dai e Mirko. Saluto tutti quelli, anche Francesca Mancini, insomma un po' di gente, per cui lascio la parola ad Antonia. L'Antonia. Mirko, c'è una cosa che mi ha fatto riflettere subito quando ho letto il tuo libro e io voglio ribadirlo perché ci tengo, insomma, la prima recensione uscita del tuo libro è su Contorni di Noir, porta la mia firma, quindi insomma, un po' chiudiamo il cerchio, chiudiamo il cerchio. E la cosa che mi ha colpito è che ci avevi abituato con la trilogia a fare in modo che piano piano ci affezionassimo al tuo protagonista, ma lo vedessimo anche crescere, cioè c'è uno sviluppo in tutte e tre i romanzi che formano la tua trilogia. Qui invece il personaggio lo troviamo in un modo, si sviluppa in un altro e si sviluppa proprio, tu parlavi di mistero e cosa c'è di più misterioso di un borgo come Civita di Bagnoregio, quindi insomma è esattamente la location per scrivere quello che hai scritto, per poi riuscire anche attraverso i suoi incubi, attraverso il suo passato, ad avere una risoluzione. Di conseguenza il lettore che fa seguendoti, ti segue con il fiatone, perché questo personaggio è completamente diverso dall'inizio alla fine. Quindi io, la mia domanda è questa. C'è stato un momento in cui hai deciso proprio che doveva andare così? Ti è venuto spontaneo? O è proprio perché hai deciso ancora una volta in questo libro, che è un libro complicato ed è stata una sfida personale tua, ma di mettere alla prova anche i tuoi lettori e vedere fino a che punto, insomma, tutti quelli che ti amano, che amano la tua meravigliosa scrittura, riuscivano a comprenderti, a seguirti. Grazie intanto per le belle parole. Sì, io sono, allora, rubo 30 secondi per dire che sono convinto, qui siamo a Contorni di Noir, ma sono convintissimo che i lettori vadano, parlo da lettore, vadano messi veramente in un angolo, nel senso non si può dare scampo semplicemente scrivendo un romanzo che sia un page turner, che tu stai lì e non vedi l'ora di arrivare alla fine, come leggiamo in tutte le recensioni del mondo e come anch'io ho scritto nelle mie recensioni a mio tempo. Non è così, e soprattutto non è così oggi, dopo questo anno e mezzo, e a me io ho bisogno di sentirmi sfidato dallo scrittore, no? Quando leggo un suo libro, e la sfida in questo caso era invece quella di tenere dei fili che sono abbastanza tosti, quello della scienza, quello della letteratura e quello della storia di John Green, appunto, quello della storia del poliziotto invece che indaga su un passato oscuro, Enrico Trivelli, tutti insieme e provare, riuscendoci di meno, a raccontare appunto una serie di storie, una serie di misteri, no? Che sono un po' come una matriosca, l'uno dentro l'altro, continuamente, e continuamente rimandano l'uno all'altro, no? Perché il tema del romanzo è quello della profondità, e quindi John Glynn, che è il personaggio principale, il protagonista, in realtà è un geologo che ha inventato una sonda per ascoltare la voce della Terra, no? E quindi è uno che dovrebbe essere avvezzo alle profondità e alle oscurità tenebrose delle nostre grotte, della Terra. E in realtà no, in realtà John Green è che è il top, no, il geologo più famoso del mondo, più importante, un volto televisivo, ha cova dentro di sé un'assurda paura, no? Che per uno di noi sarebbe normale, per paura di scendere sottoterra o di entrare, no, nel sottosuolo. In realtà, metaforicamente, lui ha il terrore di scendere sottoterra, anche se è un geologo, e quindi inventa questa sonda che sì, prevede terremoti, ma che in realtà è un modo come un altro per
per fare il suo lavoro, ma a distanza, no? È quello che facciamo un po' tutti i giorni quando inventiamo continuamente storie su noi stessi e ce le raccontiamo, no? Perché abbiamo bisogno di galleggiare continuamente sulla cresta delle nostre esistenze e quelle dei nostri cari e meno. E invece bisogna tapparsi il naso e avere occhi e soprattutto orecchie buone per andare a fondo. Quindi John Green compie un arco di trasformazione, come dicevi tu, che è un po' iscritto nella storia del gotico, per esempio, appunto da Mary Shelley a come si dice, anche Bram Stoker, no? Da Frankenstein, dove c'è la scienza che rende possibile, no, indagare il mistero e addirittura stravolgere la legge più inesorabile che c'è, che è quella della morte. Quindi riportare un tessuto inanimato, no, un corpo fatto di pezzi diversi, un po' come il mio romanzo, in vita. E stessa cosa succede in Dracula, no? In Dracula c'è un uomo, un solicitor, come si dice, un avvocato, di uno studio notarile importante, che alla fine dell'Ottocento attraversa tutta l'Europa da Londra, che è la città, no, dell'industria, in quel periodo della scienza, delle nuove scienze, e attraversa l'Europa e va dall'altra parte e si porta dietro il suo scetticismo, e invece incontra un mondo misterioso, fatto di lingue diverse, che lo contamina, perché poi è un po' questo anche il tema, no? E cambia. E qui c'è John Green, geologo, che è costretto, quando si trasferisce a Civita di Bagnoregio, appunto la città che muore vicino al lago di Bolsena, un posto incredibile, è costretto, per ragioni che ovviamente non dirò, a fare conti con se stesso e con un passato che riemerge attraverso, appunto, banalmente i suoi incubi prima, e poi altri segnali del passato che lo lasciano, ovviamente, che lasciano chiunque, ma soprattutto un uomo di scienza completamente interdetto, no? E mi piace che un miscredente sia costretto a credere, non perché io sia un credente, ma perché, ripeto, la scienza e la letteratura partono dallo stesso punto interrogativo e hanno lo stesso obiettivo, che è quello del mistero. Allora, proprio perché hai, diciamo, adesso citato la scienza e la letteratura, che nel tuo romanzo c'è una sorta di dualità, una sorta anche di duello, secondo me, tra le due cose, tra la scienza e la letteratura. Nella letteratura, ovviamente, ci sono dei personaggi meravigliosi che ti appartengono. Io ci ho visto Frankenstein, c'è Dracula, e poi vabbè, c'è Il viaggio al centro della Terra, e poi c'è Shakespeare, no? Noi, c'è La tempesta, siamo fatti della stessa stoffa dei sogni, no? È stata anche tradotta in napoletano da Edoardo. Noi siamo fatti con la stoffa degli suoni, e suon un eterno. E quindi questa dualità viene ovviamente amplificata all'ennesima potenza, l'uso della letteratura nei tuoi romanzi sempre, e di questo ancora di più. Ma tutto nasce da un dubbio, secondo me. Cioè, qual è il dubbio che ti ha portato a mettere insieme e quasi a farle, diciamo, gareggiare tra di loro la scienza e la letteratura? È un dubbio? Ma un dubbio qual specifico? È il dubbio che ti ha portato? Deve esserci per forza un dubbio, delle domande che ti poni sul nostro pianeta, sulla Terra, sulla scienza in generale, sul credere o non credere alla scienza, e quello che la scienza dice, la verità della scienza e la verità della letteratura. Allora, fino a che punto queste due cose si uniscono e risolvono il dubbio che tu hai? Ma guarda, intanto dico subito che andrò a fare il vaccino, quindi non sono un terapeutista, non sono un... No, voglio dire... Io vado. Guarda, allora, no, io ovviamente, allora, io vengo da una famiglia divisa a metà tra scienze, cioè mio padre è medico, mia madre era una insegnante, aveva fatto la giornalista, quindi divisa proprio a metà, e così anche indietro. Metà scienziati e metà, fra virgolette, sempre, metà letterati, diciamo umanisti, per cui è una cosa che mi appartiene un po' da sempre e con cui bisogna avere a che fare. Insomma, il rigore e l'arbitrio stanno sempre un po' sul piatto, e la scrittura, secondo me, a certi poi livelli, nel senso, quando poi diventa un mestiere che fai anche per banalmente per campare, no? E ti mette di fronte continuamente a questo
a questo continuo, questa battaglia tra il rigore e l'arbitrio, no? E siccome le scienze passano sempre per essere rigorose, va detto che sono delle grammatiche le scienze, cioè che si autofondano, cioè si fondano su se stesse, e quindi fondano se stesse su un linguaggio, no? Che decidono che sia quello, e su una possibilità di ripetere gli esperimenti con successo, quindi il fatto che uno stesso esperimento dia sempre lo stesso risultato, quella diventa un dato di fatto, no? Scientifico. In realtà, mentre mi interrogavo su Civita e su questa grande valle dei Calanchi che l'avvolge, che quindi è un mistero in sé, no? Perché è veramente un paesaggio lunare con questa rocca al centro che sembra posata, arrivata da un altro pianeta. E, mi sono detto, ma andiamo a vedere un po' che cosa sappiamo di questo luogo, no? E quindi poi, piano piano, sono scivolato nei dubbi della scienza, no? Che sono quelli che sono più profondi e che invece ignoriamo perché abbiamo continuamente bisogno di risposte. E quindi chiediamo la scienza delle risposte, la velocità, la razionalità, il dato certo, no? In realtà, ecco, la geologia, che dovrebbe essere la madre delle nostre scienze, perché insomma camminiamo su questo pianeta, lo abitiamo, lo usiamo, e forse lui anche ci usa, e non ha certezze. Se voi appunto prendete qualunque testo scientifico, insomma, da veramente anche articoli che escono su Science, l'ultima delle pagine di Wikipedia fatta da mio figlio che ha 6 anni, tutte quante sottolineano il fatto che tutto quello che sappiamo del centro del nostro pianeta, quindi 6.400 chilometri sotto i nostri piedi, è un'ipotesi, cioè non ha nessun fondamento diretto, cioè non abbiamo prove dirette, ma prove indirette, quindi ovviamente le onde sonore, quindi la voce, è da qui che mi è venuta l'idea, no, di utilizzare questa metafora della voce, no? John Green che ascolta la voce della Terra per prevedere terremoti, in realtà forse sta cercando la voce di qualcos'altro, no? Forse magari sta cercando la voce di suo padre che è scomparso 30 anni prima nel crollo di una miniera, anche lui grandissimo geologo, no? E queste due cose, secondo me, la scienza e la letteratura veramente sono concatenate sempre. Abbiamo deciso di dividere questi due binari in maniera un po' arbitraria e invece tornano sempre insieme. Per quello che mi riguarda, io dal mio punto di vista, ovviamente propendo per l'anarchia, quindi che ha la letteratura, sono fondamentalmente convinto che lo sguardo obliquo che ha diagonale sulle cose la letteratura, che è un'arte e che quindi è finzione, è molto più rivelante, cioè rivela di più che non, almeno cose che mi sono più utili come essere umano, che non altre che invece hanno un rigore scientifico che poi basta, insomma, la prima pandemia per mandare a quel paese, perché insomma poi alla fine ci sono dati che esistono finché esiste il mondo in un certo modo. Quando un mondo cambia, cambiano anche i dati. Invece la letteratura è lo sguardo appunto in diagonale sugli spazi che ci sono tra le cose, no? E che insomma abbiamo bisogno, secondo me, di indagare in maniera indirette. Ecco. Io la penso così, poi ovviamente provo a dirla continuamente questa cosa, che la letteratura è altrove. Ecco, per me è così. La letteratura non è la realtà di base nelle mie storie, nei miei romanzi, anche quelli polizieschi, insomma, di Mancini. La realtà è un mero dato, è uno sfondo, ecco, per parlarle. È semplicemente, potrebbe essere appunto lo sfondo su un'opera di Beckett, cioè è veramente poca roba. Io non mi interessano gli approfondimenti, non mi interessano direttamente, non perché non mi interessino, perché poi l'ho fatto i miei romanzi, sociali, oppure le analisi sociologiche della nostra società, della civiltà, no? Attraverso la lente del crime, questa cosa qui non mi appassiona, ecco, tutto qua. Senti, a proposito di letteratura, c'è giusto una domanda di Romano che dice: Carmelo Bene diceva che il testo è niente e la scrittura di scena è tutto. Per te è così anche nella letteratura? Quanto conta la trama rispetto alla scrittura? Con Romano, grazie, Romano, grazie. Spessissimo
di questa cosa, perché vabbè, siamo grandi amici e perché poi abbiamo un approccio probabilmente diverso. Per me la scrittura è esattamente poi quello che viene fuori dal mio romanzo, no? Cioè la voce è più importante di tutto, ma io la cerco come lettore, perché ho l'impressione, ma insomma non bisogna studiare Todorov per saperlo, che le storie siano identiche da Omero ad oggi, insomma. Poi però ci sta Shakespeare, che è Shakespeare, e ci sta, ma ci sta anche Bram Stoker, voglio dire, cioè non è che possiamo nasconderci dietro di... Quello è un romanzo, non è un thriller, è un romanzo gotico che poi diventa un romanzo d'avventura, no? Verso la parte finale. Però ha dei colpi di genio e linguisticamente è un gioiello. Io prediligo la scrittura perché sono convinto che nel lungo termine la scrittura riesca a mettermi in contatto con le persone a cui potenzialmente sono già legato, cioè a cui posso volere più bene, come voi oggi qua. Cioè che, ma è così, se io alzo il telefono e... oppure mando un vocale, è vero che lo faccio perché sono un antico, però lo faccio perché mi piace che vibri qualche cosa fra me e la persona che sta con me, fra me e i miei bambini. Io non è che la sera metto il cellulare con la favola di Cappuccetto Rosso, io ho bisogno di modulare continuamente la mia voce in modo che quell'energia, che è l'energia della terra, che è l'energia che anima anche il nostro universo, perché è un'energia oscura fondamentalmente, è un'energia invisibile, no? Ci passi attraverso di noi, no? E ci muova. E questo è il potere dell'invisibile. Io sono convinto che la scrittura abbia un potere da sempre, non è che lo dico io, da prima dei greci, dai babilonesi, dai sumeri, abbia un valore magico in sé, cioè non simbolico, metaforico, cioè la scrittura è un gesto magico. No, la scrittura è un gesto magico perché il mondo nasce, non esiste. Esiste nel momento in cui io pronuncio una cosa, diventa reale. Ok, quindi per me non esistono le cose, poi i nomi che le nominano, esistono i nomi che nominano le cose. Se leggiamo non solo i testi biblici, ma insomma, c'è un Fiat Lux all'inizio che parla della luce, no? Dice da adesso c'è la luce, ma tutti si concentrano sulla luce e sull'ombra, però nessuno si concentra sul fatto che è una voce che dice adesso è così, che dal buio viene fuori una voce, non viene fuori una luce. Questo è il senso grande, secondo me, della letteratura, che se uno lo fa con quella tensione, probabilmente si fa rapire, e forse è anche il limite mio, no? Che mi faccio tanto rapire dalla scrittura e dal suono di certe parti, perché ho bisogno che il lettore stia dentro un mondo che io ho inventato completamente, no? E per farlo l'orecchio ovviamente è lo strumento migliore, insomma, ascoltiamo la musica con le orecchie, non con gli occhi, no? Io sono un fautore della musicalità, ecco, se non si è capito. Assolutamente. Grazie Romano. Bene Mirko, io l'ho detto, l'ho scritto, ma mi piace ribadirlo. Io credo che il tuo coraggio di uscire dalla tua comfort zone, quella a cui avevi abituato tanti lettori e che ti aveva dato tante soddisfazioni, un grande successo, soprattutto anche all'estero, ti faccia molto onore. Tanto è vero che ho pensato, quando stavo leggendo il tuo libro, anche troppo, cioè pur di mettersi alla prova ha fatto veramente qualcosa di molto robusto, è un romanzo intenso, è un romanzo robusto, in cui c'è dentro tutto, da Stephen King a Shakespeare, a Verne, tante cose, eppure c'è sempre qualcosa che ti fa riconoscere, o almeno a noi lettori che ti seguiamo da tempo, c'è una tua particolarità, ed è il tuo costruire personaggi femminili, dargli un senso, dargli qualcosa che non è, e la cosa bella che si sente nei tuoi romanzi è che quando lo fai non è una piaceria, non è un modo per, non è didascalico, non è per dire va bene, mettiamoci anche il personaggio femminile così facciamo contente anche le lettrici, è una cosa che tu senti e che sai poi trasferire nella scrittura. Quindi ti dico, ti chiedo subito, magari
ci sono amiche che non l'hanno mai sentita dalla tua voce questa cosa, e quindi mi piacerebbe che tu la raccontassi. Quanto è importante per te la costruzione dei personaggi femminili, ma quanto è importante per te anche la presenza delle donne nella tua vita? Sai, questa è una grande domanda ed è una domanda pericolosa, perché come dici tu, facilmente si passa per retorici, no? E io posso solo dire quello che penso, e cioè che io sono proprio cresciuto in una famiglia di sole donne, in cui c'era un coraggio, una forza spaventosa, perché era necessario, perché erano, insomma, abbiamo affrontato cose molto difficili, molto profonde, molto dolorose, e io sono stato educato a guardare a tutto, a una storia, a una favola, a una ninna nanna, ma anche ai miei studi, e al mondo e all'amore con gli occhi di mia madre. E questa cosa nel bene e purtroppo anche nel male mi è rimasta sempre addosso. E non c'è personaggio femminile che io abbia messo sulla pagina che non sia pieno di questa energia, e che non abbia veramente un pezzo della personalità, del cuore e del destino, ecco, di mia madre. Quindi tutti i personaggi che sono nella trilogia del commissario Mancini, quindi Marisa, che non c'è più, e che quindi ovviamente è quella che ci assomiglia un po' di più, ma anche altri che arrivano dopo, Giulio Foderai, insomma, e altri personaggi, hanno tutti o un desiderio, un sogno, o purtroppo un fato, no? Un destino fatale, insomma, che le anima. E sono tutti dei pezzetti che, se li rimetto insieme, addirittura dei particolari di vestiario, no? Se li metto insieme fanno tutta intera questa figura che insomma è stata ed è ancora, perché come dicevamo prima, i fantasmi, le cose invisibili ci danno più energia di quelle solide, e a meno che fingono di essere solide o che si presumono tali, no? Quindi tutto quello che mi anima, so che è dentro di me, non lo dico insomma in senso religioso, però so che c'è proprio che c'è un mondo invisibile. L'astrofisica ce lo sta dicendo, e noi continuiamo a prendere in giro, no? Chi crede. Io, ripeto, non sono credente, ma ho un grandissimo rispetto, mi piace moltissimo. Io in fondo chiedo ai miei lettori di credere nelle mie storie, che sono, come dicevi tu, Antonia, assurde, e in cui bisogna entrare con un atto di fede, che è secondo me alla base di ogni buon risultato magico, cioè quando si gettano i dadi, quando si pronuncia una formula e quando si fa un trucco, va fatto con una grande disponibilità da parte del lettore, e quindi nei miei libri si trova tanta realtà, tanta mappa, tanti luoghi che hanno una terza dimensione, secondo me. Io lavoro tanto su questo, mi piace molto, però però poi, ecco, vanno abitati dal lettore, cioè il lettore deve proprio proiettarsi dentro e dire: io credo in te, fondamentalmente, credo in questa storia, credo nel suono di questo mondo. Perché quando si finisce un mio libro, anche se è super complesso, può essere difficile, però ti resta, secondo me, un po' dentro l'orecchio il suono di un movimento, no? Che se l'avete sentito, è quel rumore di fondo che si genera nell'universo, no? Che i nostri satelliti adesso stanno intercettando dappertutto, a miliardi di chilometri da noi. Quel rumore lì è quello che poi anima tutto quanto, secondo me. Grazie Mirko, grazie di cuore per aver risposto a questa domanda, perché insomma poi fa capire che il successo che ha un autore non è mai per caso. E tu, oltre a essere un grandissimo autore, sei anche una bella persona, per cui insomma ti meriti davvero il successo che hai. Grazie Antonia, grazie mille. E stasera allora, ti coccoliamo proprio. Ti coccoliamo, infatti. Sono veramente a mio agio, io mi sento proprio a casa, non lo dico appunto perché sono nel mio mondo, e quindi io non provo mai difficoltà, ho più difficoltà quando mi presentano dei amici o insomma autori, perché c'è una distanza emotiva che invece non ho
non ho con le persone a cui voglio bene, e poi non ho in generale proprio con il mondo femminile. E poi insomma, voi siete di tre latitudini completamente diverse, per cui ho queste tre voci che mi tirano in testa, che sono, che si intersecano continuamente. È vero. Però io insomma, per riallacciarmi a quello che dicevi prima sulla domanda di Antonia, io faccio parte di quella schiera di lettori, da lì aspetta il libro tuo che esce, quindi lo sai, con estrema gioia. E quindi, diciamo, se ti dobbiamo seguire, dobbiamo entrare nei meandri delle tue storie, io insomma ci entro e ti faccio una domanda un poco strana. Cioè, il personaggio, insomma, Glynn è uno che scava, insomma, nella terra, insomma, cerca di... Tua moglie, invece, è una psicoterapeuta, quindi è così, no? Non mi sto confondendo. E quindi scava un po' nell'animo umano. Allora, quindi sono entrambi degli scavatori in due anime sostanzialmente, quindi uno che scava nella terra, l'altro che scava nell'animo umano. Allora, io ti chiedo le due cose, una domanda un po' assurda, però se ti devo seguire te le poni certe domande. Le due cose sono interscambiabili, cioè quanto la terra è anima e l'anima è terra? Sono perfettamente interscambiabili perché il presupposto non è la densità della materia o la visibilità, la solidità, ma è la discesa. E cioè il fatto che in entrambi i casi ci sia questo desiderio no, di vedere che cosa c'è in fondo a un pozzo o appunto in fondo al cuore della nostra terra e la stessa cosa insomma succeda dentro di noi abbiamo questo desiderio e questa paura di bruciarci in fondo sottoterra, no? Sappiamo, almeno si dice che ci sia appunto fuoco, lava e inferi che ci attendono. Questi inferi sono anche dentro di noi e servono degli strumenti, servono delle trivelle, servono delle sonde, bisogna ascoltarsi lungamente prima e bisogna avere il coraggio di scendere, a volte anche di, dico una parola che è una parola chiave del mio romanzo, di cadere, cioè di inciampare e non semplicemente rialzarsi, no? Perché uno poi gli errori li fa, ma proprio di cadere dentro a se stessi e perdersi, no? Sapendo di volersi perdere, sapendo che è necessario farlo, no? La metafora del bosco in fondo è un po' questa qui, il fatto di ritornare volontariamente dentro il bosco, cioè dirci ragazzi abbiamo attraversato tutte le nostre età, no? L'infanzia, l'adolescenza, l'età adulta, ma abbiamo il coraggio e il nostro cervello funziona da schermo, no? Cancella un sacco di cose spiacevoli, le mette da parte. Abbiamo invece il coraggio di andarcele a ricercare, invece di vivere una vita serena, di andare dritti, di fare le cose che si fanno tutti i giorni, vivere la nostra routine. Abbiamo il coraggio di dirci chi sono io? Che è una domanda banale, ma è la domanda delle domande. Cioè, non chi è Mirko Zilai, o chi è papà, o chi è lo scrittore, ma chi è Mirko, no? Cioè, quali sono le cose che mi spaventano di me stesso? E questo è il cuore del romanzo. C'è un'altra linea narrativa, che è quella di Enrico Trivelli, che è un commissario di polizia penitenziaria, quindi è un guardiano di un altro sottomondo, no? Come John Glynn è il guardiano, del, no, in qualche modo, della terra, del sottosuolo, Enrico Trivelli è il commissario del Mamma Gialla, del carcere di Viterbo, e lui lì è appunto una specie di Minosse. Cioè è lì, è pronto a gestire, a indirizzare le anime dei dannati, quindi i carcerati che arrivano in questo posto orribile, e lui è un altro che scende in un altro modo, ha dei modi un po' più serpenteschi, io lo racconto sempre con aggettivi animaleschi, è uno scarafaggio che si muove tra i budelli del carcere in cerca, no, di sospiri, voci ed altri guai, potremmo dire, ma insomma delle parole dei suoi detenuti, vuole conoscerli, vuole guardarli negli occhi, vuole capire, uno che usa gli occhi però, non usa l'orecchio come Fagione. Ecco, sono due personaggi costruiti in maniera simile però poi in antitesi, no? E lui anche fa la sua discesa dentro se stesso, come padre, perché questo è anche un romanzo sui padri. Ha ragione Antonia quando dice che è un romanzo complesso. Io so che spaventerà molti lettori, so che
so che non resterà, cioè che non sarà un libro inutile, non so se mi spiego senza essere presuntuoso, capito? Cioè nel senso che non è un libro che poi dimentichi, magari è stato difficile o magari non è stato doloroso come potevano essere e potente, no? Di quella potenza che aveva Mancini, ma solleva delle questioni che secondo me piano piano nel tempo ti rimangono dentro e ti fanno ricordare dei passaggi di questo romanzo qui, non solo chi è chi, ma che cosa ha mosso, cioè che cosa significa scendere, cosa significa cadere e quanto coraggio abbiamo di farlo, veramente, non il coraggio di fare una come nonna diceva, un'analisi di coscienza la sera prima di andare a dormire, no, non solo quello, proprio mettersi lì e spezzettarsi e dire guarda io sono questa rana fatta a pezzetti, cioè qui c'è la mia gamba, qui ho fatto, avere il coraggio di vivi sezionarsi, cioè di sezionarsi da vivi. Oh. Sanguini però. Eh? Senti, ma parlandoti da vivo, sanguini. Sempre, però è giusto che io che ho messo più di 1000 giorni della mia vita su questo romanzo che è perfettibile ed è sicuramente non è il capolavoro della letteratura mondiale, ma che ha che abbia quella sai quella qualità della stroboscopica, no? Della palla, ecco, cioè che ti spezzetti e ti rifletta in modo che ti faccia sentire a disagio con te stesso. Cioè io scrivo libri che tentano di stare nel genere, di divertire, di raccontare storie, però fondamentalmente che ti facciano stare male e poi ovviamente bene come lettore, no? Come lettore profondo, ecco, la metafora giusta. Senti, mi volevo intromettere con una domanda, se posso, perché tu parlavi appunto del carcere Mamma Gialla e quello è un passaggio che comunque mi ha colpita molto, cioè comunque parlare del carcere, ovviamente più detenuti che celle che li contengano, più diciamo questo relegare l'uomo appunto in un luogo chiuso, ma anche quando parli del manicomio, senza ovviamente entrare nel contesto della storia, però questi due argomenti molto forti erano comunque funzionali alla storia o ti sono serviti in ogni caso per raccontare diciamo dei disagi che possono essere quelli del carcere, anche quelli dei manicomi che per fortuna insomma ormai si può dire che siano scomparsi, cioè era funzionale alla storia, ti serviva nel contesto o è stato diciamo anche una scusa insomma per parlarne? Ma guarda, in questo caso entrambe le cose, perché se non sono interessato a quelle dinamiche criminali che ci dicevamo prima, sono interessato alla disumanità. E cioè secondo me il cuore di qualunque romanzo di genere deve essere questo discrimine qui fra l'umanità e la disumanità, e anche all'interno di un inferno come quello del carcere o peggio ancora quello degli ospedali psichiatrici, la disumanità è in realtà una regola in un modo o nell'altro, perché per tante ragioni, perché anche il migliore dei carcerati di questo mondo comunque non ha la libertà di essere se stesso, no? In nessun modo. E poi ovviamente ci sono storie eccezionali come quelle che ho cercato io di raccontare, come quella di Luis Caron, che è questo carcerato, che è diciamo il figlio prodigo, no figlio prodigo, scusa, il figlio prediletto di Rico Trivelli, no? Che fra tutti i suoi carcerati ha scelto quest'uomo che a proposito sempre di voce, no? Sta zitto da 3 anni, da quando è entrato il Mamma Gialla, trasferito proprio da un ospedale psichiatrico, lui è in silenzio e non ha spiccicato una parola, no? Però quando il giorno che muore, questo succede nelle prime pagine, quindi si può dire, guarda la telecamera che è stata nella sua cella e lancia un messaggio proprio al commissario Trivelli, investendolo ovviamente della potenza della voce, quindi torniamo al Fiat Lux e torniamo a adesso tu esisti, adesso tu vieni a cercarmi, il lettore, lo scrittore, vieni a leggere la mia storia. Il commissario, come lo era Mancini, Trivelli, deve andare a leggere, no? La scena del crimine nel caso di Mancini, in questo caso
l'anima del suo dannato preferito, e andare a ritroso. E questo è il genere ti aiuta, perché è sempre una grande metafora del rapporto tra il lettore e lo scrittore, tra la letteratura, tra la scrittura e la cura. E lui fa questo, andrà a ritroso nella storia di Luis Caron, quest'uomo assurdo, muto da sempre, e ovviamente questa storia, con i suoi misteri, si incrocerà con la storia del professor John Glynn, che ha smarrito nel suo passato, no? Nella sua infanzia, appunto, il mistero della sua esistenza. Adesso questi due misteri, con tanti altri misteri, si incrociano nel fitto groviglio del mio romanzo. Allora, Mirko, io sì, è vero, ho detto che è un romanzo complesso, però voglio aggiungere anche che tu sei uno strepitoso e un meraviglioso Virgilio, per cui non si deve, nessuno dei lettori o comunque delle persone che ci stanno ascoltando in questo momento, che poi ci vedranno in differita sui nostri canali, sui canali di Contorni di Noir, non devono essere impressionati, perché è vero, sì, è complesso, però tu sei una guida strepitosa, cioè prendi proprio per mano l'autore e l'autore si deve far trasportare da te. Tu hai detto prima una parola chiave, credo veramente la parola chiave che possa racchiudere l'intero tuo romanzo, hai detto anima, e io quando leggevo il tuo romanzo ho pensato esattamente al Sol, ho pensato al fatto che tutte queste voci, tutte queste sfumature, tutto quello che può essere la variazione di colore o la variazione di musicalità espressa dalla voce della scrittura, poi dalla voce dei personaggi, in realtà formano un'unica anima. E a me mi ha fatto venire in mente davvero un'anima sol. Per questo io ti chiedo, lo sai già, perché se ridi lo sai già. Allora, ti chiedo, L'Uomo del Bosco è fascinoso come romanzo, perché non dimentichiamo, è un mystery, deve avere il fascino dell'Uomo del Bosco, non può essere un thriller, deve possedere questa fascinazione nella scrittura e anche per quello che riguarda quello che arriva al lettore. Quindi io ti chiedo, se dovessi dare un colore all'Uomo del Bosco, quale sarebbe? E se dovessi dare una colonna sonora, quale sarebbe? Oh mio Dio, queste sono le domande più difficili in assoluto. Possiamo parlare di filosofia, di astrofisica, ma queste domande mi mettono proprio in difficoltà. John Glynn presentato subito come un bell'uomo biondo, una specie di Jude Law della geologia, diciamo in qualche modo, che veste sempre dei colori della terra, e quindi il verde e soprattutto il marrone, l'avana e così via. Per cui credo che il colore forse sia quello lì, quello della nostra terra, dei minerali. Io ho studiato, prima di iniziare a scrivere il romanzo, ho speso un sacco di soldi, ho comprato trattati di mineralogia, di gemmologia, perché io ho questa passione. Quando sono piccolo mi piacciono i gioielli, nel senso, sono impazzisco per le pietre preziose, non per l'anello, ma proprio per lo smeraldo, il rubino, sono proprio matto. Sono convinto che dentro ci sia il senso di tutto, perché poi racchiudono ovviamente una struttura chimico-fisica che racconta la storia del nostro universo, no? Oltre che della nostra Terra. E quindi diciamo che, ecco, forse il colore è quello lì. La colonna sonora, io sono un rocchettaro, come si vede dalla mise, sono proprio sì. Per cui amo molto anche i cantautori italiani, ma in questo caso qui, per esempio, i Muse sono stati tra l'altro credo che li cito anche a un certo punto, cioè sì. Cito Uprising dei Muse, e sono stati un po' la colonna sonora di questo romanzo qui. Bravo, senti, ottima scelta. I Muse sono anche uno dei miei gruppi preferiti, non gliene frega niente a nessuno, però lo volevo dire. Io non sono una grande intenditrice. E infatti sì, volevo postare appunto Francesca che dice: Luis Caron è pura voce in mezzo all'orrore del carcere dei manicomi, un personaggio che amo molto, grande come sempre. Grazie, Mirko. Grazie, Francesca.
Cristina Baganò, che saluto, chiede: citare il nome di Mancini aveva lo scopo di opporlo idealmente a Trivelli, di placare un po' la nostalgia del lettore, quella dell'autore, o altro che non si può anticipare? Bella domanda, bella, 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 basta, fa una bella domanda. No, ma diciamo che forse la cosa più giusta è che avevo un po' nostalgia io, perché come ci siamo detti più volte stasera, il libro è molto complesso e ha fili che si intersecano dappertutto, sono praticamente due romanzi insieme. E quindi a un certo punto ho sentito la nostalgia di Mancini e della sua rassicurante figura, perché insomma in qualche modo mi somiglia, no, comunque magari mi piacerebbe insomma somigliare a lui, però insomma viene da me, e quindi diciamo appunto, come diceva Antonia, era la mia comfort zone, e lì dentro c'è un mondo immaginario narrativo che ho costruito e che continua a vivere, io lo sento, diciamo che in questo caso qui Mancini ha bisogno di una grande storia, e quindi per il momento è semplicemente un cameo in questo romanzo, è un nome veramente, e non è Francesca Mancini. Allora approfitto un secondo per salutare Marco Piva, Folli per i Gialli. Stavo infatti aspettando di, visto che arriva sempre in incognito con il profilo di sua madre. Ciao Marco. Ciao Marco. Mi ha scritto prima che sta impazzendo dietro il mio romanzo, ci sta facendo degli schemi, delle cose per capire, ma non arriverà mai. Senti, avevo visto anche una domanda un po' particolare di Angela Migliore, visto che tu parlavi a un certo punto di energie. Parlando di energie, esistono gli opposti ed energie negative e positive? Ma nella vita o nel mio romanzo? Diciamo che nel romanzo è tutto costruito ovviamente come deve essere, per contrappunti, no? E quindi per conflitti, che sono sempre i conflitti dei personaggi, sono sempre con il mondo, no? Con un altro personaggio o con se stessi. Quindi all'interno di questa conflittualità, a me piacciono molto costruire personaggi che si sentano forti, e poi mi piace dargli una schicchera come quel soldatino che dicevamo prima, no? E di guarda che barcolli pure tu, e la solidità è una mera invenzione, no? È solo un modo di guardarsi, quindi è importante perché per le nostre famiglie, per le persone che ci stanno vicine, no? Però è un mito, e invece i miei personaggi hanno sempre poi questa cosa che barcollano, che quella solidità l'hanno costruita su una palude, su un terreno insomma instabile e anche sporco, diciamo così, sudicio, nel senso più brulicante del termine, quindi ne hanno di cose da nascondere a se stessi. Poi le cose come sempre vengono fuori, perché se tu chiudi dentro a una stanza un fantasma, lui non è che sta lì e sta zitto, magari rimane chiuso, però continua a sussurrare, è come una voce, no? Nel tempo la voce dei fantasmi in un modo o nell'altro ci arriva, e soprattutto, come diceva Antonia, ci anima, quindi bisogna ascoltarla, cioè lo dico senza nessuna retorica, cioè bisogna ascoltare le cose invisibili, ecco, mi sento, come diceva Manganelli, molto esperto di cose invisibili, e che non vuol dire divinazione, magia, ma quello che ci emoziona, ci anima e ci fa fare tutto quello che facciamo ogni santo giorno, no? Che non è per la pura praticità o per la vita in sé, ma perché c'è qualcuno, c'è sempre qualcosa che ci ha lasciato detto cosa dobbiamo fare, o che ci ha detto quando eravamo piccoli, o che al contrario, no? È andato e ha lasciato un vuoto, e quindi noi tentiamo di riempirlo. Comunque inseguiamo fantasmi, e qualche volta i fantasmi inseguono noi, e allora guardarsi dentro vuol dire pure metterli un po' in fila, dire: ah cavolo, ma guarda, non avevo capito che ho paura, boh, non lo so, del vuoto, ho paura di cadere perché c'è questo e quest'altro motivo, perché non solo perché una volta mi sono affacciato a un balcone e ho avuto la sensazione di vertigine, ma perché, non so, mio padre è scomparso in un'esplosione di una miniera 30 anni prima, quindi ogni volta che mi affaccio su... Ecco, questo tipo di ragionamenti
sono un po' quelli che mi interessano. Brunella, hai un'altra domanda? Sì, giusto un'altra. Allora, Mancini aveva il suo scudo protettivo, cioè secondo me Mancini indossava i suoi guanti e andava nella notte di Roma. Noi con questo romanzo scendiamo leggendoti, si scende nel profondo, in un sottosuolo immaginario. Mi chiedo quanto possa essere immaginario questo sottosuolo, non lo so. Però tu, il Mirko Mancini indossava i guanti e si proteggeva e andava nella notte di Roma. Il Mirko invece dell'uomo del bosco come fa? Cioè, quanta paura e quanto mistero ti ha lasciato addosso scrivere un libro così? Perché te lo senti sotto la pelle il mistero dopo che hai chiuso l'ultima pagina del tuo libro da lettore. Vorrei sapere da scrittore quanto ti ha lasciato addosso. Ma quella sensazione di vertigine che ti dicevo prima è una sensazione che nell'ultimo anno e mezzo... Solo una piccola precisione, cioè non c'è protezione in questo romanzo, cioè Mancini protezione, cioè i medesimi nel personaggio, questo da lettore te lo dico, cioè io mi immedesimavo in Mancini e quando Mancini indossava i guanti dice ok, comfort zone. Qui non l'ha trovata la comfort zone. No, non c'è. E quindi vorrei, per questo ti ho chiesto quanta paura e quanto mistero ha lasciato a te. Secondo me siamo proprio nudi di fronte al mistero, nel senso che beh, non voglio fare sempre, però insomma, citando Jung, abbiamo bisogno di affacciarci proprio sul nostro abisso e sull'abisso che ci aspetta inesorabilmente tutti quanti, con una disponibilità e un'onestà a guardare dentro al buio che ripeto, le scienze ci stanno, piano piano la letteratura e la scienza si stanno unendo proprio in questo punto, no? Se pensiamo all'epigenetica, se pensiamo appunto all'astrofisica, stiamo arrivando a capire che il mistero non è semplicemente qualcosa di appunto mistico, no? È nel senso più religioso del termine, ma è esattamente quello di cui sono fatti i sogni e anche gli incubi e che abbiamo tutti quanti dentro e che muove le stelle e l'universo. Io non lo dico così per dire, io avevo voglia di capire, non voglio sembrare presuntuoso, insomma di entrare dentro al mistero con la M maiuscola, no? Dentro al mistero della nostra terra, perché era una metafora perfetta della discesa negli inferi, e nel nostro mistero, quindi il libro è il tentativo di mettere insieme questi tre misteri grandi e di farlo attraverso fondamentalmente la voce di un padre che lascia un'eredità gigantesca, come sempre fanno i padri, a suo figlio John Glynn. E quindi credo che beh, il libro è dedicato ai padri scomparsi. Quando ho iniziato a scriverlo era un periodo, c'è stato un periodo in cui per quasi un anno non ho parlato con mio padre, per ragioni ovviamente che non sto qui a raccontare, e questa cosa mi ha fatto riflettere moltissimo sulle distanze, no? Su come io sia profondamente femminile nel mio modo di guardare il mondo, di guardare anche i padri e quindi di guardare anche me stesso come padre, e come sia stato anche spietato con questo sguardo femminile su mio padre, e come lo sia anche su me stesso e come lo sia su un sacco di altre persone. Ecco, questo forse è il mio mistero personale. Ok. Grazie. Meraviglia. Antonia aveva un'altra domanda, so. Sì, ma proprio una al volo, Mirko. Allora, ti facciamo tornare anche soltanto per un cameo nei prossimi tuoi scritti? Uno, nessuno, 100.000? Non ho capito, perdonami. No, ho detto, mi senti? Sì, mi sì. Senti? Ok, sì. Dicevo, ti facciamo tornare anche soltanto per un cameo nei prossimi tuoi scritti. Ah, certo. Mm. Chi facciamo tornare? Dei miei personaggi, no? Non ti sto seguendo tanto, forse. Allora, dei personaggi. Chi? Allora, quale personaggio? Allora, di questo romanzo qui? Dell'uomo del bosco, chi facciamo tornare? Eventualmente anche per un solo cameo nei tuoi prossimi scritti.
Beh, quello più facile. No, guarda, ci ho pensato. Quello più facile è anche quello forse che andrebbe, che avrei potuto, in realtà l'avevo fatto, ma poi il libro era troppo grande, scavare di più, che mi ha dato soddisfazione, è proprio Rico Trivelli, perché lui ha una storia familiare che resta un po' sullo sfondo e che non è esattamente risolta, anzi non è risolta nel romanzo, perché insomma sarebbe stato un romanzo di 900 pagine, io avevo scritto più di 1 milione di battute, quindi era una cosa enorme, quindi poi lì quando vai a tagliare, essendo poi questo uomo nel bosco, a volte lo fai con l'accetta, e quindi forse Rico Trivelli, ho pensato addirittura, ho pensato chissà che duo sarebbero Trivelli e Mancini insieme, no? Spettacolo! Non sarebbe male. Ci lasci così, siamo tutti a terra dopo questa tua dichiarazione. E chi lo sa? Sarebbe essere una bella idea. Guarda. Sono stati insieme all'UACV, quindi magari si farà qualcosa insieme, vediamo. Solo che sai, è difficile gestire un uomo come Mancini in generale, in scena con gli altri. Ecco, qui Brunella mi può aiutare. Esatto, nel senso che è difficile da gestire insieme a un altro protagonista che però è un secondo fondamentalmente, no? Nel senso che è un uomo che arriva... Mancini è un solitario, deve stare solo nella notte di Roma, secondo me, però se li metti insieme saranno bellissimi comunque, però Mancini è uno che sta da solo nella notte di Roma, io lo vedo lì e lo aspetto là, lo aspetto. Nonostante che ansia! Il primo amore, tipo stalker, che siamo lì. Dopo ti innamori ulteriormente, ma il primo amore non si dimentica. No, ma guarda lo amo molto anche io, perché mi ricorda un periodo molto difficile della mia vita, cioè mi ricorda un altro me, ecco, un'altra Grace, no? Un altro me. Io sono là dentro quei tre libri. Non esiste più quel Mirko lì, almeno nel tipo di emozione che mi guidava in quel tempo là. Però Mancini c'è sempre, quindi chi lo sa, non lo dico così, non so bene che cosa farò, sto scrivendo un'altra cosa, ma come dico sempre è un harmony, e quindi non ti posso invitare allora. Ci metterò un harmony crime, fai un harmony crime. No, non si sa chi gli farà le recensioni, perché tutte noi scriviamo solo di quel genere, per cui insomma ci dovrei trovare altre fan. Ma ti leggeremo lo stesso, comunque ti leggeremo. Lo spero, vabbè, poi insomma poi ne parleremo, però ecco, adesso affrontiamo l'estate, speriamo di fare un po' di festival e sono convinto che ci vediamo tutti quanti, ma non so se insieme, ma sicuramente ci vediamo, perché abbiamo deciso che è così. Lo speriamo tanto, sì, lo speriamo tanto. La speranza, diceva Monicelli, è pericolosa, perché è un modo di procrastinare, di mandare fuori, no? Di mandare oltre. No, noi invece no. Ci vacciniamo Ma io domenica ho la seconda vaccinazione, quindi io sono a posto. Vado dappertutto. E ci vediamo in presenza e con grandissimo, molto volentieri. Grandissimo affetto. Molto, molto volentieri. Intanto credo appunto che si può finire così. Io volevo semplicemente ripetere una frase che a me è piaciuta tanto, che poi diciamo è appunto il fulcro del romanzo: ricorda sempre che ci sono tre grandi misteri che dobbiamo indagare. Il primo è disperso nell'alto dei cieli, il secondo è celato nel cuore della terra, l'ultimo riposa nel cuore di ognuno. Quindi è una bellissima frase contenuta all'interno di questo libro stupendo, L'uomo del bosco, di Mirko Zilai Longanesi. E che dire, io ti ringrazio di questa chiacchierata, ringrazio Antonia e Brunella di essere state sempre così puntuali e attente nelle domande, è stato un piacere immenso che spero di poter ripetere dal vivo. Non scappate, che ci salutiamo, un abbraccio.
un bacio. Ciao, grazie mille a grazie, tutti. Grazie, ciao, ciao, ciao. Belle parole in chat, grazie, ciao. Ciao.